Io ringrazio innanzitutto CILD per questo lavoro importante che ha fatto, questo scavo nel CPR di Ponte Galeria che nel rapporto si dice che si avvale del lavoro di noi garanti, ma diciamo sì, noi potremmo fare all'incontrario e quindi avvalerci del lavoro di CILD, e quindi credo che questa innanzitutto sia la prima cosa, diciamo sì, ringraziare per un lavoro che ha una funzione pubblica, diciamo, molto importante di conoscenza appunto di questo buco nero che è un po' fuori dal raccordo anulare di questa città. Devo dire che la cosa che a me ha più impressionato, diciamo, ovviamente ho un cuore cinico, diciamo, che ormai, diciamo, frequento questi posti da molto tempo e quindi è abituato a ogni genere di nefandezza, diciamo, consideratemi per quello che sono, diciamo. E quello che mi ha più impressionato è il numero dei rilievi che la prefettura fa all'ente gestore. Io questo non lo sapevo, diciamo, ecco. Cioè il fatto che istituzionalmente, diciamo, sì, la filiera di gestione e controllo di Ponte Galeria è perfettamente a conoscenza di tutto quello che non funziona. Questa è la cosa, diciamo, che io trovo veramente, diciamo, sì, più sconvolgente, perché ovviamente al di là delle sanzioni, se sono eseguite, non sono eseguite, come sono eseguite, scalando, diciamo, su quanto poi invece va dato all'ente gestore, eccetera, 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 questi sono dettagli tecnici. Ovviamente la conoscenza di tutte queste deficienze dovrebbe portare a, diciamo sì, una meditazione, diciamo sì, istituzionale. Sulla capacità dell'ente gestore di gestire la struttura, o altrimenti, se il dato, diciamo, si dovesse emergere come strutturale, e io sospetto che sia strutturale, sul fatto che effettivamente quanto richiesto istituzionalmente possa essere garantito dentro un regime di detenzione come quello che è disciplinato appunto per le persone presenti irregolarmente sul nostro territorio nazionale. Io credo che questa sia la cosa più impressionante, che ovviamente bisogna girare quasi a chi ci ospita, all'altra metà del palazzo, diciamo sì, cioè alla prefettura che è in questo stesso... Voi ospitate la prefettura. Voi ospitate la prefettura. Perché appunto credo che, diciamo, questa è una cosa che merita una riflessione. E devo dire una riflessione che con la garante comunale abbiamo anche avviato con il prefetto di Roma, anche con una discreta disponibilità, diciamo, a rispondere ad alcune delle cose che anche in questo rapporto sono segnalate, a partire dalle cose di cui si sta discutendo in sede comunale sulla possibilità di riattivare quelle attività che dentro una qualsiasi struttura, diciamo sì, di convivenza dovrebbero esserci, e per cui appunto le persone non sono chiuse 24 ore su 24 nello stesso spazio dove dormono, vivono, mangiano e quant'altro. È una cosa di cui appunto abbiamo iniziato a discutere con il prefetto, per cui appunto so che Roma Capitale si sta già attivando per offrire opportunità di una qualche forma di vita civile dentro la struttura di Ponte Galeria, a partire evidentemente dalla consapevolezza che in prefettura c'è del fatto che quelle condizioni di vita sono sostanzialmente inaccettabili, cioè quelle che noi vediamo costantemente.
Io aggiungo, diciamo, per parte mia, perché l'aggiungo sempre, chissà che ora non si arrivi, grazie a questa interlocuzione del prefetto, anche diciamo, a questo, al fatto che la nostra funzione, dico, credo, come garante, è sostanzialmente dimezzata dalla impossibilità di come dire, ricevere effettivamente le rimostranze e i reclami delle persone trattenute a Ponte Galeria. È una questione che io ho aperto quando sono stato nominato garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, cioè nel 2016-2017. Ora c'è, appunto, ripeto, un impegno per ora solo verbale, spero che si possa concludere, diciamo, effettivamente con il prefetto, per l'attivazione di uno sportello del garante all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria. Perché dico questo? Perché ovviamente io le visite a Ponte Galeria le faccio, come le fa la collega Calderone, come le fa, le faceva il garante Palma, fa il garante nazionale, credo, e le visite le faccio, dopodiché le visite sono, diciamo, appunto, con quella meticolosità con cui l'onorevole Scarpa le ha fatto, si possono fare una volta all'anno, e però appunto sono visite di monitoraggio sul funzionamento della struttura, ma io penso che il